credo, insomma, se io fossi uno di loro, avere veramente tanta energia, tanta voglia, tanta forza per poter così centrare un risultato che sarebbe davvero molto importante. È sostanzialmente anche un po' un'ultima spiaggia stasera, no? Quindi non vincere questa gara o addirittura perderla, secondo me, significherebbe anche molto in negativo, anche dal punto di vista proprio del morale. Se non Ciro Immobile, Ciro Immobile, 26 il campionato come lui in Europa, solamente i signori Messi, Lewandowski e Cristiano Ronaldo per il terzo anno, 26 gol, lancia il vantaggio. Madonna. Quello che no, che nessuno di noi sapeva, che non sapevo nemmeno che giocasse, invece devo dire che sta facendo un'ottima partita, perché partendo dalla parte di Radu, Radu fa fatica a corrigli dietro a questo. Comunque la partita diciamo che ce l'abbiamo, è meglio non dirlo, però ce l'abbiamo in mano. Loro hanno avuto un momento. Calcio d'angolo, stracoscia con i pugni, attenzione il sinistro di Brandia, spallone ancora lì in area di rigore, batti e ribatti, alla meglio la Lazio, e Zaccagni spazza via la paura. C'è il Milan che chiede un fallo di mano in area di rigore, gioca ancora però vivo con Calabria che la butta dentro per la testa di Giroud, va a contatto in aria e poi Patrick anticipa Tomori in aria, e ora va rivista questa azione in area di rigore, vediamo un attimo, c'è tutta la Lazio intorno a Guida, lo stiamo rivedendo adesso. Ma non mi sembra forse qui. Forse cosa? Il pallone tocca la mano destra di Luis Alberto, però è davvero ravvicinatissimo. Ma figurati, ragazzi. Davvero ravvicinatissimo. Ora attenzione perché il check è finito, il Milan è sbilanciato, Guida però fa ribattere la Lazio. Sì, l'abbiamo rivista adesso l'azione, effettivamente la tocca con il polso destro. Ma perché ferma il gioco? Perché ferma adesso il una gioco? Cosa alla volta. Una cosa perché non aveva fischiato, evidentemente. Il pallone tocca sul polso destro, però Giancarlo, ci abbiamo dato tempo di rivederla perché so che sei un po' in ritardo, era davvero ravvicinato il tocco di Messias con quello della mano di Salvatore. Ma non me le dite a me queste cose, perché per me queste cose qua sono ridicole. Come faceva questo qua a levare la mano? Infatti braccio, non è rigore. Come faceva? Infatti non è rigore. Non esiste, ma non esiste chiederlo rigore, è una vergogna già chiedere rigore. Tu siamo seri, dai. Laterale. È lì che deve migliorare la Lazio, perché uscire male così non fa altro che riproporre questo tema ridondante del Milan, e alla lunga, a forza di essere sotto pressione, è chiaro che c'è la sbavatura, c'è l'errore, certo, o di posizione o tecnico, certo. Quindi la Lazio deve stare attenta soprattutto a Leao che fugge alle spalle di Patrick, palla dentro, gol del Milan. Giroud al 50° minuto, Lazio bruciata, palla in verticale, bruciato proprio Radu che aveva eseguito una diagonale molto profonda, però Leao è riuscito a mettere un pallone dentro sul primo palo, è sbucato Giroud che fa 9 in campionato, fa 10 in campionato, segna il suo terzo gol stagionale alla Lazio. Qui Leao è stato perfetto nel controllo, anzi bruciato Acerbi, veramente Acerbi è rimasto sul passo, campo troppo aperto per Leao, e poi Giroud anticipa Stefan Radu per il pareggio del Milan. Stefano. Sì, stavamo dicendo adesso, invece adesso ha anticipato proprio, attenzione, c'è questa palla pericolosa per Ciro Immobile. No, dicevo, è stato bruciato proprio prima Acerbi sull'allungo di Leao e poi Giroud proprio su Radu, che si è fatto rubare proprio quei 10 centimetri che erano vitali per difendere il pallone. C'è stato veramente poco da fare. Peccato, perché insomma appena siamo ripartiti il Milan ha recuperato questa gara. Al quinto minuto Immobile del primo tempo, al quinto minuto del secondo tempo Olivier Giroud, che sta diventando una sentenza per il campionato della Lazio, ha fatto doppietta in Coppa Italia, ora l'1-1 con 40 da giocare in questo secondo tempo. Sì, deve stare attento perché Marusic dalle spalle a Rebic che lo aggredisce, c'è Ibrahimovic tutto solo, Marusic perde un pallone che può essere sanguinoso, Rebic palla dentro sul secondo palo in qualche modo, poi Ibrahimovic pallone dentro, Tonali, gol del Milan. La Lazio si fa male da sola,
cosa ha fatto Marusic, come con il Napoli al 92esimo. Perché Marusic? Perché Marusic? 2-1 del Milan. Pastrocchio della difesa della Lazio, tre uomini su quattro cambiati da Sarri, dovevano essere i più lucidi, sono stati meno lucidi. Disastro difensivo della linea difensiva della Lazio, fa tutto Marusic, fa il resto la difesa, i centrali difensivi. Ha avuto la meglio Rebic su Marusic, che perde un pallone che poteva essere sanguinoso e lo è stato. E poi Tonali, dopo un batti e ribatti con Acerbi, che lascia lì il pallone anticipando Stracoscia, che non esce mai, che non esce mai. Ma però Acerbi, ragazzi, sia nel primo che nel secondo gol, Acerbi colpisce di testa, il pallone rimane lì e poi il flipper impazzito finisce sul destro di Sandro Tonali, che con Stracoscia impietrito sulla linea di porta fa 2-1, come con il Napoli. La Lazio perde anche questo, a meno che non ci sia un miracolo, che proviamo a vivere insieme ad Alessandro gli ultimi tre. Ale, vai. Eh sì, disastrosa in questa parte finale la Lazio, con un gol che, come hai raccontato bene tu, purtroppo si è costruita da sola la Lazio, prima con l'errore madornale di Marusic che si addormenta su Rebic, poi con per colpo di testa di Acerbi, che tra l'altro, se avete visto nei riflessi filmati, se la ride pure, tosse in maniera ironica, la prende con se stesso, forse anche subito la mente anche con Stracoscia, e come sottolineavi non esce mai.